Salve ragazzi, benvenuti a questa nuova puntata di Fuori dal Garage. È da un po' di tempo che non mi vedete, oggi è una bellissima giornata, ma come sentite dalla voce ancora sono nei postumi della bronchite, anzi non è passata per niente. È da tempo che non mi sentite per questo. Allora, però volevo fare questo breve video perché dopo il mio viaggio in Andalusia avevo promesso di fare un piccolo sketch, un piccolo riassunto del mio viaggio, avendo promesso a mia moglie Laura di non portare l'attrezzatura video, ho deciso che con il telefono riprendere alcune zone, alcune cose belle dell'Andalusia, tipo a Siviglia, a Jerez, a Cadiz e a Ronda, e fare un conglomerato di video con tutte queste immagini spiegando qualcosa. Ecco, vi lascio alla visione del video, commentate, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, mettete il like, non mettete non mi piace, che io ce la metto tutta sempre a parlare, a fare degli ottimi video. E ci vediamo alla fine di questo video. Ciao! Salve ragazzi, ci troviamo qua negli aeroporti di Roma, nelle sale A, come potete vedere. Sono qua in attesa del nostro volo per Siviglia con la SwissAir. Come vi dicevo, io ho usato come siti per cercare questi voli e alberghi kayak.it e piratinviaggio.it, e in più, va bene, se siete un cliente genius di Booking potete cercare anche lì ottimi prezzi per viaggiare. Poi, come vi dicevo, il kayak vi permette di fare una ricerca per giorni e trovate anche i migliori prezzi. Ciao! Saluti da Siviglia! Plaza de la Encarnación. Iglesia de El Salvador. Cattedrale di Siviglia, oh, monumento e Alcázar di Siviglia, sarebbe il castello reale dell'epoca. Questo è l'interno della cattedrale di Siviglia. Tomba di Cristoforo Colombo. Plaza de Toros de Sevilla. Ingreso alla Plaza Don Juan de Asturias. Con il mio 3D.
Jerez de la Frontera. Circuito Jerez de la Frontera. Plaza de Ronda. A Ronda non poteva mancare la Plaza de Toros. Salve ragazzi, direttamente da Ronda, Andalusia, una piccola eccezione nel viaggio. Allora, due giorni a Siviglia, bastava un giorno, basta arrivare la notte prima, fare tutta la giornata e partire dopo la notte successiva. Questo se vi organizzate con due attrattivi che sono la Cattedrale di Siviglia e Alcazar, che è il Palazzo Reale. Poi la sera anche non vi toglie nessuno o uno spettacolo di flamenco. Poi partite, seguite sulle quattro corsie e andate a Jerez, la Frontera, cittadina molto interessante, con un buon vino dove nacquero i cavalli andalusi. Poi da lì scendete e andate a mangiare a Cadiz, lungomare, così di fronte all'Oceano Atlantico, per poi in caso andare a fare delle tapas al mercato popolare. Da lì in poi, dopo, diretti a Ronda, cittadina particolare.
Plaza de España. Ecco, spero che vi sia piaciuto queste piccole sketch fatti così in verticale, come ho scritto sul titolo Andalusia dallo smartphone. E ho voluto dare questa piccola impronta così, un qualcosa di diverso da quello che si fa solitamente chi è motociclista e fa motoviaggi. Al prossimo video e per favore iscrivetevi al canale. Arrivederci.